Sento il dovere, ogni volta che è giunta una tappa del percorso di questo canale, di fare un video, insomma, un po' di ringraziamento, di fare il punto sulla situazione. La tappa che ho raggiunto questa volta, o che il canale ha raggiunto, ma il canale poi sono io, perché è tutto qua. 10.000 iscritti. Uno si chiede: sono tanti, sono pochi? Non lo so, forse. Per un canale che fa quello che provo a fare io, sono tanti, sono abbastanza, insomma, no? Mi sembrano il frutto, il risultato di un lavoro anche costante, continuo. È difficile che un canale che propone qualcosa che ha a che fare con la cultura, insomma, che propone materiale che richiede attenzione, insomma, interesse per essere visto in un mezzo come YouTube, raggiunga poi tanti iscritti. Insomma, non è una cosa di divertimento, di passione, oppure una cosa di uso immediato, un tutorial, insomma. Ma no, cosa. Quindi ho sentito anche dire, insomma, no, che se un canale che ha un prodotto culturale, in qualche modo, fa troppi iscritti, vuol dire che sta degenerando. Allora, 15.000 iscritti per me sono un bel traguardo. Spero che questo traguardo si sposti ancora più in là nel tempo, di meritare ancora la vostra attenzione, la vostra fiducia e quindi le vostre iscrizioni, che sono anche il mezzo che ho per valutare. Così, insomma, se funziona quello che faccio, insomma, se ha un senso continuare a fare quello che sto facendo. Siamo in un momento in cui l'interesse per gli audiolibri, insomma, che poi sono fondamentalmente quello che sto postando attualmente, è aumentato, oppure che è aumentato l'interesse, diciamo così, di chi li usufruisce, è aumentato l'interesse di proporli da parte di alcuni sistemi, organizzazioni di vendita, chiamiamo così, ma no, sul mercato stanno comparendo sempre più figure nuove, no? Crollo del mercato, no? Se voi digitate la voce audiolibri e basta, io non figuro, non ci sono, non esiste un canale come questo che ha pubblicato, insomma, più o meno 5.000, più di 5.000 video, insomma, 15.000 iscritti che ha visto. Però esistono invece Audible, esistono Storytel, esistono figure che propongono audiolibri. E li propongo con una formula nuova. La formula nuova è quella un po' dell'abbonamento, no? Dell'ascolto in streaming. Vuol dire che tu paghi 10 euro al mese, ti iscrivi, ogni mese paghi 10 euro e puoi fare tutti gli audiolibri che vuoi. Non proprio tutti gli audiolibri che vuoi, perché è impossibile, come dire, proporre temi di audiolibri, cioè avere in audiolibro tutto quello che esiste in letteratura. Ma insomma, loro ti propongono una certa quantità di audiolibri notevole. Da lettori importanti, insomma, da lettori riconosciuti, professionisti, diciamo così, comunque lettori che hanno letto alla radio, che leggono alla radio, oppure che in qualche modo hanno posizione degli strumenti di registrazione, si sono messi nel mercato e quindi dei lettori professionisti, cose che io non sono. Grosse compagnie, diciamo così, queste grosse figure di vendita. Si comportano un po' come un magazzino, insomma, nel quale tu puoi andare a pescare quello che vuoi. Oggi decidi di ascoltarti quel libro e ce l'hai, te lo scegli e loro te lo trovi e te lo propongono. In teoria dovrebbero farsi anche concorrenza, no? Però hanno tutti e due i più grossi adesso sul mercato, Storytel e Audible. Per esempio, vedevo che hanno tutti e due libri in comune. Non so, per un esempio, ho cercato I sillabari di Parise. Sono andato nel motore di ricerca di Audible e ho trovato che ci sono i sillabari di Parise letti da
da un famoso regista italiano. E poi sono andato a vedere su Storytel e ho digitato sempre Sì, le bare di Parigi e ho trovato lo stesso audiolibro letto dallo stesso autore, il quale tra l'altro aveva registrato questa cosa anni fa per un'altra di produzione di audiolibri. È stato, secondo la mia visione, un pool, cioè un enorme contenitore in cui affluiscono tanti audiolibri di storie diverse. Ho provato a fare la stessa cosa con altri audiolibri, per esempio uno di questi, il Don Chisciotte. Ho trovato la stessa edizione sia da una parte che dall'altra. In tutti e due si paga 9,98 euro, insomma 10 euro al mese di abbonamento. Quindi insomma, c'è l'impressione che ci sia un enorme contenitore in cui affluiscono i vari audiolibri che sono stati prodotti in questi tempi, in questi anni, da quando si sono cominciati a produrre audiolibri, e che queste due linee, chiamiamole, insomma, vengano a questo contenitore, entrambe, insomma. Storytel, ho visto che poi, insomma, non ha poi tantissimi libri in italiano, i suoi libri sono soprattutto in lingua inglese, insomma, quelli italiani poi non sono tantissimi. Insomma, queste due compagnie hanno inventato, non hanno inventato loro, ma insomma, è diventato di moda questo meccanismo, no? Tu paghi una certa quantità, che poi non è pochissimo, cioè paghi 10 euro al mese, sono 120 euro all'anno. 120 euro all'anno hai accesso a un fornitore enorme che ti offre tanti prodotti, un supermercato. Qui ti scegli, insomma, il prodotto che vuoi. Non resta tuo, te lo puoi ascoltare, non te lo puoi scaricare, te lo ascolti in streaming. Non lo possiedi poi fisicamente quello che tu ascolti, ma hai a disposizione tante cose. Come sono costruite queste cose? Sono le cose che funzionano nel mercato, perché produrre un audiolibro per una casa ha un costo, no? Bisogna pagare il lettore, bisogna pagare lo studio, bisogna pagare il tecnico. Cioè, insomma, ha un costo, un audiolibro professionale ha un costo. E quindi, insomma, chi li produce professionalmente vuole farci un guadagno, quindi, insomma, deve rientrare quei costi e quindi deve produrre quegli audiolibri che sa che poi accontenteranno la massa, verranno usufruiti dalla gran parte degli ascoltatori. Quindi, insomma, il meccanismo della domanda e dell'offerta, il meccanismo di una produzione, diciamo, tra virgolette, industriale, che guarda soprattutto a cosa? Alla voce, quindi a chi li legge, insomma. Molto degli audiolibri funziona perché ci si affeziona spesso al lettore, insomma, quindi ci vogliono buoni lettori e poi ci vogliono buoni studi di produzione, insomma, diventa importante la qualità del suono. Perché? Perché siamo abituati ormai dal cinema, dalla televisione, ad avere una determinata modalità di ascolto, a sentire l'audio in un determinato modo, con una certa qualità, la lettura è fatta in un determinato modo, insomma. E questa modalità c'è entrata un po' nel gusto, nella testa, e quindi bisogna uniformarsi a questo gusto che è quello prevalente. Si abbona a queste cose, sa che ha a disposizione tanti prodotti, ma che non sono mai suoi. Insomma, lui abita una casa enorme, eccetera, ma che non è sua, soltanto nel momento in cui la vuole, ma non è di sua proprietà. Insomma, quello che ha ascoltato, in qualche modo che ha comprato, perché paga un canone mensile, può conservare. Insomma, è una cosa labile, come tutto ormai, no? Passa, consumiamo, ma non ci resta di quel che consumiamo, no? È una cosa che una volta consumata è finita lì, non ha più un
substrato materiale, un qualcosa che poi gli rimane, no? Che conserva. Il libro cartaceo, insomma, no? Che una volta letto, comprato, letto, è tuo. Quel libro lo puoi prestare, ce l'hai in biblioteca, te lo vedi. C'è chi dice che lo annusa, che ci fa tante cose, che gli piace il colore della... Questo non c'è più. Non c'è più il disco, quel vecchio 33 giri, no? Che fruscia, ma che poi ce l'hai in discoteca, che quando hai voglia te lo riprendi ed è quel disco a cui tu sei affezionato, no? È un qualcosa che magari puoi ritrovare, ma che potresti anche non ritrovare più, che comunque non è un substrato, insomma. Se tu muori non lo puoi lasciare in eredità. È così in tutto, no? Pensata, tutto sommato, riflettevo, ha pensato abbastanza bene, no? Perché? Perché lui ha comprato evidentemente dei diritti, no? Ma la gran parte di questi audiolibri che sta mettendo a disposizione in cambio dell'abbonamento spesso erano già esistenti, insomma. La produzione poi è una produzione abbastanza bassa, insomma. Più o meno ne produco io tanti da solo quanti ne producono loro in un mese di audiolibri in italiano, no? Invece, zino, diciamo così, ci fanno i soldi, giustamente, forse. 1 milione di persone si abbonino a Storytel, insomma, pagano l'abbonamento per 1 anno. Sono 120 milioni di euro. Sono soldi, eh? Quindi insomma il business è anche qui, insomma, no? Perché questi poi alla fine hanno comprato diritti, no? Hanno comprato cose che già esistono, non le fanno, o ne fanno relativamente poche. Mi viene in mente il supermercato dove vai ad acquistare le cose. E ti disperdi, io sono andato per la prima volta all'IKEA qui a Padova pochi giorni fa, la prima volta da quando c'è. È una cosa enorme, in cui perdi la testa, non sai più cosa volere, cosa trovare, cosa cercare. Sono uscito ovviamente a mani vuote, per la verità sono andato ad accompagnare dei parenti. Su un posto così mi sento soffocare. Sono nato quando c'erano i piccoli negozi, pensando per esempio al pizzicagnolo, all'amico che descrive nel libro Un calcio in bocca fa miracoli, presta. Insomma, quel negozietto in cui trovi quello che ti serve, in cui hai un rapporto diretto con chi gestisce quel negozietto, in cui vai e ti serve un etto di prosciutto ed esci con un etto di prosciutto, magari te lo serve un po' abbondante, il pizzicagnolo, ma l'etto di prosciutto che compri, non a qualcosa dove vai per comprare pasta ed esci con 50 altre cose e magari ti dimentichi di comprare 2 chili di pasta. I supermercati poi sono fatti così. Penso alla realtà di questo canale come alla realtà di un piccolo negozio. E chi legge, e sono io, non ha magari la professionalità di, non lo so, di chi ha studiato il doppiaggio, di chi ha... Però ormai, insomma, si è fatto col tempo un'esperienza, perché ormai ha letto tanto, insomma. Produce soprattutto in continuità, cioè riesce a mettere in questo contenitore che è questo canale di YouTube almeno un video al giorno. Di lettura, ma senza avere a disposizione i mezzi tecnici per fare un prodotto tecnicamente di qualità, nel senso che non c'è uno studio, non c'è una sala di registrazione, non c'è nemmeno una stanza isolata per cui si sentono tutti i rumori e quindi la distrazione, tutto quello che vuoi. Per cui si registra un registro da un piccolo registratore. Tascabile, Tascam, quale cerco di ottenere il massimo della qualità audio possibile, ma che non è
paragonabile a quella che si può ottenere in uno studio di registrazione, ovviamente, no? Quelle voci tutte piene di effetti, no? Che tanto colpiscono, no? E in più, insomma, il lettore è unico e quindi bisogna abituarsi a questo lettore. A volte ci vuole un po', perché non è un lettore che rientra esattamente nei canoni che siamo abituati ad ascoltare dalle voci doppiate in televisione o in radio oppure al cinema. Qualità, diciamo, abbastanza personale di lettura, che può piacere e non piacere. Piace in media a 10 persone e non piace a una persona. Il rapporto è questo, insomma, che ci sono tra i like e i dislike nel mio canale, 10 a 1, a 10 piace, a 1. Poi magari sono tutti quelli a cui non piace, che magari non mettono, non mi piace, ma insomma quelli che lo scrivono, insomma, sono 10 a 1. Il fatto che però in 15.000 vi siate iscritti vuole anche dire che almeno a 15.000 questa modalità di leggere piace, o perlomeno non dispiace, funziona. Allora la qualità non è una qualità professionale, però è una qualità all'interno della quale si riesce a seguire il discorso, mi sembra, quindi a seguire la lettura. Qualcuno mi dice che anzi, insomma, ti porta all'interno del libro, ma nell'atmosfera di quello che viene letto. E poi il lettore non è un lettore professionista, però insomma, appunto, è quello che è. Ma una volta che piace, una volta che ci si è abituati a questa modalità di lettura, quello che ho capito, insomma, un po' dall'esperienza in questi anni è che poi la cosa funziona. Ci vuole un po' di pazienza a entrare in un determinato modo di leggere, perché non è quello di sempre, quello che si ascolta comunemente. Superato un po' l'ostacolo iniziale, è più facile l'ascolto. E quindi ci sono queste due cose. Poi, quello che offre questo canale, a differenza del grande magazzino di libri, è che si può non scegliere, si può ascoltare quello che viene proposto. E quello che viene proposto spesso è il frutto di una ricerca, comunque è frutto di un intervento personale in una selezione. E quindi è un po' come quando si va dal medico, no? Ci si affida. La difficoltà è quella di trovare il medico giusto, ma se si è trovato il medico giusto, poi ci si affida, si fa quello che ti dice il medico a cui hai fiducia, ti trovi bene, insomma, no? Finisci di andare in cerca da una parte e dall'altra e anche le sue proposte, in quel caso di terapia, spesso funzionano. Quindi, come dire, se si riesce ad affidarsi a qualcuno che ti fa delle proposte, che ti prende per mano un pochino, no? E ti guida attraverso un mondo di letture, perché fa una ricerca personale in questo senso, quindi attraverso un mondo di libri che spesso non è facile, no? Lo vediamo da quanti sono consigliano letture nel web, no? Quanti consigliano letture. È proprio perché non è facile orientarsi in questo infinito mondo di libri. Allora, insomma, se qualcuno fa una ricerca, ve la propone, e quindi vi propone già degli audiolibri pronti, un giorno ve li porge, non avete che da raccogliere e potrete, insomma, farvi un'esperienza di un mondo, insomma, è il pizzicato, è il vecchio libraio, insomma, no? Che aveva letto tutti i libri che vendeva. Tu andavi, dicevi, voglio un libro così, lui, ah sì, l'ho letto, bello, funziona, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, quello che può fare questo canale in più rispetto ai grandi magazzini di libri, per cui non mi sento in concorrenza con questi, è quello di farvi all'interno di letture diverse, di autori diversi, di mondi diversi, e ogni giorno darvi qualcosa che però è
diciamo, selezionato, è il frutto di una ricerca, non è casuale. E questo potrebbe togliere, per esempio, molta dell'ansia che, esagero, che accompagna chi si appresta a scegliere un libro, perché poi scegliere un libro vuol dire perderci anche del tempo a leggerlo, magari se non è scelto bene, buttare via questo tempo, oppure aver speso dei soldi per comprarlo inutilmente, insomma. Più questo canale non costa niente, no. Anzi, prendo l'occasione per ringraziare chi ha fatto liberamente, volontariamente, delle donazioni a questo canale. Sono stato molto gentili, li apprezzo, apprezzo, ma anche apprezzo il gesto, la simbologia di questo gesto, anche se è 1 euro va benissimo, perché mi fanno capire che, insomma, che c'è un sostegno non solo simbolico, viva lo stesso, al di là delle donazioni, perché in realtà, insomma, quello che è richiesto soprattutto è il tempo. Ci si dedica tempo per fare questo, ci vuole tempo, ci vuole tanto tempo, soprattutto per avere una continuità. L'altra cosa che ho osservato è che molti canali che sono nati proposito, no? Di offrire lettura, in realtà poi non sono durati nel tempo, cioè farli durare, produrre sempre qualcosa e rendere questo qualcosa accessibile richiede pazienza, richiede costanza, richiede dedizione, un lavoro costante. E fino adesso sono riuscito ad averlo in questi anni. E il canale, soprattutto in questi 2 anni, è cresciuto. Attualmente, insomma, è sui 700 iscritti al mese. 700 persone nuove si iscrivono ogni mese. E io lo trovo una cosa positiva, insomma, una cosa buona. Questo è quello che posso offrirvi, no? Il fatto di fare un lavoro di ricerca, di proporvi con costanza qualcosa ogni giorno. Ho visto, dopo aver letto anche libri importanti, libri lunghi, grossi, interi, letture integrali, che comunque sono difficili, ci vuole tanto tempo prima di assimilare delle letture lunghe, pesanti, diciamo così, in un mezzo come questo. Allora, forse è più percorribile, è più facile, un po' anche per me, per voi, magari assimilare qualcosa che è più breve, più contenuto, ma che ha un interesse altrettanto importante, insomma, che è altrettanto interessante. Ovviamente ho cercato di percorrere di più il mondo del racconto e sto ancora percorrendo questo mondo, cercando di trovare al suo interno i racconti più significativi, più belli e più importanti, no, della storia del racconto, ovviamente all'interno della letteratura mondiale, italiana, non so. Questo mi sto anche servendo di quello che è stato il frutto di una discussione abbastanza interessante che c'è stata all'interno del gruppo di lettori, no? Leggo letteratura contemporanea, molto sostanzioso, mi pare sono 90.000 partecipanti. Quando è stata fatta un'inchiesta, e una specie di graduatoria di quelli che sono i racconti ritenuti più importanti dagli aderenti al gruppo. Ho cercato di prendere nota di questi racconti, molti li ho già letti, altri mi propongo di leggerli. Quindi, insomma, diventa poi soltanto non una mia scelta personale così casuale, ma diventa anche una scelta filtrata attraverso un gruppo di persone che sono abituate a leggere, che si incontrano per confrontare le loro letture. Così ogni tanto mi capitano delle proposte di leggere qualcosa da parte di qualcuno che scrive, che si approccia alla scrittura o che magari si è già approcciato alla scrittura e a cui piace di sentire letto, in questo caso da me, quello che ha scritto.
cosa che io faccio volentieri, insomma, se voi volete propormi di leggere qualcosa di vostro, io sono qua a disposizione, anzi, insomma, arricchisce un pochino le proposte del canale. Il canale in questo momento non sta nemmeno monetizzando, io ho provato a monetizzare, sono arrivato più o meno a 100 euro al mese, ho smesso di monetizzare e quindi insomma sta vivendo esclusivamente con le vostre donazioni, insomma vivrebbe anche lo stesso, ecco. Insomma, diciamo che finché ho energia vado avanti a leggere, finché ho energia, finché vedo che c'è un interesse, finché vedo che c'è una crescita. Con questi propositi, insomma, quello di non essere alternativo ad altro. Chi si approccia a questo canale viene perché lo trovo una realtà a sé stante, nel mondo degli audiolibri, insomma, del mondo di chi legge per gli altri. Modalità di lettura, sia come artigianalità del tutto, vantaggi e gli svantaggi che ha un prodotto artigianale rispetto a un prodotto industriale. È meno perfetto, ha dei piccoli difetti, perché uno da solo non può fare bene tutto. E ormai qualsiasi attività si faccia richiede spesso professionalità diverse. Io mi trovo a fare tutto da solo. E quindi insomma qualcosa mi sfugge, mi sfuggeranno anche degli errori, mi sfuggono delle imperfezioni, insomma a volte entrano dei rumori dai vicini di casa, però insomma all'interno di questo, insomma chi ama i prodotti artigianali può trovarsi anche di forza nel prodotto artigianale rispetto a un prodotto industriale, che è schematico, che è fisso, che è perfetto, ma come quella dei volti, spesso, insomma, i volti perfetti, che non hanno nessuna simmetria, eccetera, hanno una bellezza che poi stanca alla lunga, no? È molto più interessante quello che non è perfetto, che chiama di più la nostra attenzione. Poi quello che secondo me è importante quando si fa questo, no? Quando ci si espone pubblicamente nel fare quello che si fa, è quello di cercare una comunicazione, come sto facendo adesso, con chi ti guarda, chi ti segue, insomma. Quindi quello è importante che chi presenta, chi offre un prodotto come quello degli audiolibri, come i video, che vengono offerti all'ascolto, in realtà si faccia anche vedere, parli, insomma, sia qualcuno con il quale si può interagire, si può stabilire un dialogo, ci si senta in confidenza, non sia qualcosa che mette solo la sua voce in anonimo e basta, di cui si ascolta solo la voce. Questo secondo me è importante. Ed è anche per questo che insomma, ogni tanto mi piace fare il punto di dove siamo arrivati, no? E magari quello che è il programma prossimo 21. Allora riprendo e concludo il programma prossime settimane almeno, è quello di proporvi ancora dei video di racconti più o meno lunghi. Ci sono dei racconti che sono comunque già dei romanzi brevi, no? Che durano un'ora e mezza, 2 ore. E avanti seguendo questa indicazione che è venuta fuori, insomma, che io ho raccolto da quella discussione che c'è stata nel gruppo di lettura, a volte sono utili anche per questo, cercando di proporvi i racconti che sono stati dalla maggioranza di questi lettori ritenuti più bene mai scritti, insomma, in qualche modo. E quindi la direzione è questa. Io non credo che Audible, Storytel possano darvi questo. Questo lo può dare un canale come il mio, piccolo, perché è elastico, è maleabile.
si può fare una cosa un giorno, un'altra un altro giorno. Non è sottoposto alle leggi di mercato. Il tutto è gratuito. Quindi, insomma, niente toglie. E se volete ascoltare le voci dei grandi attori, grandi professionisti, delle voci, come dire, ben registrate in studi mega galattici, vi abbonate a Storytel, ad Audible. Ma nello stesso tempo potete iscrivervi anche qua, non costa niente. Se volete fare la donazione di 1 euro, è libera, ma potete non farla. Non vi dare conto di questo. Se vi iscrivete, insomma, io prendo forza per andare avanti, per continuare. Perché è sempre importante, necessario quando interagisce con un pubblico, insomma, no? Perché, ripeto, è un lavoro che impegna durante il giorno, insomma, impegna parecchie ore al giorno, non è solo il momento di leggere. D'altronde, insomma, io sono anche pensione, per cui insomma ho anche del tempo, no, non tantissimo, perché adesso ho deciso che riprendo a studiare con un po' più di serietà il pianoforte, che ho lasciato un po' a parte, quindi insomma un po' di più tempo voglio dedicarlo al pianoforte, voglio riprendere quelle cose che avevo lasciato un po' in sospeso, insomma, e dedicarci un po' di ore al giorno anche a questo. Nell'ambito di questo tempo, insomma, è una cosa che mi piace fare. In realtà mi piace, insomma, mi fa piacere quando qualcuno mi dice, vabbè, insomma, Bukowski, per me parla con la tua voce, no? Allora, se qualcuno ti dice che, come dire, che un grande scrittore, insomma, per lui ha la tua voce, anche altri lo dicono gli altri, insomma, no? È una cosa bella, insomma, no? È un qualcosa che ognuno di noi cerca di lasciare una traccia, no? Ha un'aspirazione a un'immortalità. Noi siamo mortali, insomma, poi man mano che vecchiamo, sempre meno abbiamo tempo davanti, no? Tempo lo abbiamo alle spalle, cominciamo a guardarci indietro, avanti, non vediamo più troppa luce, no? E allora vorremmo lasciare un segno della nostra presenza, no? In realtà, insomma, da quando ci sono anche questi strumenti di comunicazione, quando c'è il cinema, insomma, no? La televisione, no? Certi attori, certi personaggi che sono morti, continuano a vivere, no? Li vediamo ancora, hanno ancora una loro presenza. Ecco, il fatto di sapere che anche fare delle cose permetteranno a qualcuno, insomma, no, di continuare ad ascoltare un qualcosa di te, in questo caso la tua voce, insomma, no? Quindi che potrai continuare a vivere attraverso la tua voce, insomma. Anche dopo morto, non si sa per quanto, ma insomma è comunque un avvicinarsi, seppure molto, molto leggermente, a un'idea di immortalità, insomma, qualcosa che continua ad essere di te, che può essere riconosciuto anche quando non ci sarai più. Beh, insomma, intanto ci siamo, insomma, e quindi intanto continuiamo ad aggiungere materiale, un po' alla volta, in modo da dare anche tempo di assimilarlo e di continuare questo lavoro. Grazie. Se potete, iscrivetevi, se potete, condividete i video che trovate. Su Facebook c'è anche l'Ascolta Libri, se volete andarci, e
dove trovate linkati anche molti dei video di YouTube, e quindi insomma uno strumento per arrivare ai miei video l'avete anche da Facebook. Buon ascolto, buona vita, saluto.